inquadratura e postazione casalinga, quasi diventate ormai consone, prima di annunciarvi, prima di uscire di casa e annunciarvi che sto per andare in un posto strafamoso, straturistico, straleggendario, ovvero sia la Bocca della Verità, che in epoca romana questo mascherone non era nient'altro che un tombino. E a quell'epoca i tombini gli veniva data l'effigie di una divinità fluviale. Ecco perché poi la leggenda si è alimentata e nel tempo si è pensato che fosse il dio oceano, un fauno, un oracolo, appunto una divinità del fiume. Nel 1600 viene posto esternamente al portico della chiesa di Santa Maria in Cosmedin e poi a metà del 1600 nel posto dove è adesso, all'interno del portico della chiesa. Tra l'epoca antica romana e il 1600 se ne sono dette di tutti i colori, soprattutto in epoca medievale, che fosse un posto magico, che ci fossero appunto delle divinità dietro, che fosse un oracolo, ma insomma non è nient'altro che un bellissimo mascherone di marmo che poi nel tempo è diventato per la città di Roma leggendario grazie anche al film che tutti conosciamo, Vacanze Romane. Parleremo anche di altri film lì nella piazza proprio antistante la chiesa, altre location, quindi vi invito a seguirmi perché poi finiremo come sempre a Magnà. Iscrivetevi al canale perché non costa niente, fate un favore a me, a voi, a tutta l'umanità, insomma, ciao. Una di quelle domeniche, il 25 luglio 1963, restammo bloccati 2 ore nel solito terribile ingorgo che allieta il ritorno dal mare dell'Italia motorizzata. Ma sei venuto indietro, rimbambito. E sta buono, ti giuro le mani. Sta buono, che non ti voglio far male. Ringrazia Dio che sei minorino. Ma ve volete andate qua e andate a vammene sulla macchina vostra. Ma guarda. Fu quel giorno, fu in quel momento. In quel preciso momento sentì che non ce l'avrei più fatta. Dissi a mia moglie che avevo finito le sigarette e scesi per andarle a comprare. Torno subito. Ma sapevo che non sarei più tornato. Ecco la Bocca della Verità. La leggenda vuole che se uno mentisce e mette la mano qui dentro, il simulacro gliela morde. Che cosa orrenda! Su, provate, provate. Certo.
Sì. Allora andiamo. Siamo nella cripta di Adriano, realizzata nell'VIII secolo. Incredibile, bello. I stand by you when you're falling, when the river is calling. I said I love you forever. Make it together. What goes up must come down.